Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Allora, intanto così un giudizio su questa partita abbiamo visto. È stata più bella quella di Parma sicuramente, questa un po' meno. Direi comunque un derby sentito, si vede che le squadre ovviamente cominciano ad avere anche un po' di rivalità, in sana rivalità. Ho visto delle buone cose, no? Tutto sommato anche il fatto che a Parma ci fossero 5.000 spettatori, qua altri 5.000 è sicuramente un bel successo, non succedeva tutti gli anni, per cui diciamo che va bene così, il sistema funziona. Adesso c'è questo inizio, diciamo, verso le Sei Nazioni da parte della nazionale, prossimamente il ritiro a Verona, questo diciamo è stato un po' un antipasto, così il tecnico, l'allenatore della nazionale ha potuto vedere anche un po' la condizione dei suoi giocatori. Sì, Gonzalo è qua da qualche parte in spogliatoio, per cui magari anche a vedere un pochettino queste cose è meglio chiederle a lui. Sì, abbiamo visto lo stato, diciamo, della buona parte dei giocatori che formeranno la nazionale delle Sei Nazioni, altri sono all'estero. Chiaro, il Sei Nazioni è un torneo molto complicato, molto difficile, a cui noi affidiamo la nostra crescita, per cui spero davvero che ci sia qualcosa di molto buono nel prossimo torneo. Presidente, lei si aspettava un po' questo, diciamo, attacco da parte di Rovigo e Petrarca? Non ho niente da dire su questa cosa qua, proprio assolutamente niente. E su questa cosa della riunione delle società della Serie A Elite? Ah, mi è arrivata una comunicazione, qui dicono che vogliono costituire un gruppo di lavoro per fare delle proposte. Io ho risposto complimentandomi e felicitandomi del fatto che finalmente parliamo di discutere su delle proposte e delle posizioni. Fino adesso è stato, diciamo, una sorta di attacchi personali che non, francamente avevano poca ragione sia di essere che di esistere, per cui va bene, vedremo quali sono le proposte delle squadre di Serie A. Io ho chiarito che il modello di sviluppo per noi è questo, ma lo spazio per le squadre della Serie A Elite nel modello di sviluppo italiano c'è, e come lo hanno capito molto meglio le squadre degli altri campionati, che infatti lavorano con la federazione d'amore e d'accordo, senza tanti problemi e senza tanti proclami. Dicono che si può fare a meno di Aloy. Aloy è un professionista, il fatto che si può fare a meno di tutti quanti, ma non è certo questo è il tema sul tavolo. Quelli poi sono cose, Aloy ha un contratto, ha un compito da svolgere, lo sta svolgendo. Credo che se da parte di tutti ci fosse la voglia veramente di collaborare, non ci sarebbe il problema di Aloy o altre cose di questo tipo. Si sta chiudendo questo 2023, gli auspici per il prossimo anno e gli auguri a tutti i tifosi, insomma, gli amanti della pallavolo. Io vedo tanto entusiasmo anche oggi intorno al rugby italiano. Io certamente l'auspicio è quello di tutti riescano a fare il meglio e che tutti insieme raggiungiamo i risultati che ognuno si pone. Gli obiettivi, la federazione ha i suoi, i club hanno i loro, i giocatori hanno ancora altri obiettivi, però stiamo lavorando tutti in modo che tutti possano raggiungere e coltivare i loro obiettivi. Per cui un augurio è di realizzare i propri sogni. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.